Diciamo che è stata una bella situazione, appunto come dici tu, in primis perché comunque mi sono esibito a Roma, nel cuore proprio, cioè avevo San Pietro alle spalle, quindi voglio dire è stato molto bello. E poi perché comunque, essendo uno degli artisti appunto che hanno selezionato, vuol dire che qualcosa di buono in questo tempo l'ho fatto, no? Per far sì che loro mi chiamassero a cantare. E quindi è stato bello. L'unico rimpianto chiaramente è quello di non poter essermi esibito davanti al pubblico, però vabbè, comunque sia il periodo storico è quello che è, quindi mi accontento, diciamo, sarà per l'anno prossimo, che Prima o se è poi. quello che... Sì, certo. Sì, Speriamo. sono sbalordito, cioè non so se pensare che è il periodo che mi ha stimolato, oppure non so se pensare che se non ci fosse stato tutto sto casino sarebbe tutto triplicato, capito? Che te voglio dire? Però non lo potrò mai sapere, quindi mi godo il momento e niente, Meglio era non farti questo. troppe domande, esatto, sì. Sì, infatti, diciamo No, che no. allora, parto dal presupposto che per me la certificazione era un traguardo così lontano, mesi fa, che quando è arrivata ho fatto fatica a realizzarla proprio, sta cosa pazzesca. E poi è diventata, no, cioè al primo oro, poi al secondo oro è diventata normale, al platino ci cioè, ho detto vabbè, è una roba assurda, quindi sì, e ti dico era anche inaspettata, perché io non è che ho fatto questo singolo dicendo portiamo a casa sto platino, cioè capito? Anzi, per me, ti ripeto, quando è arrivato l'oro ho detto mazza che culo, cioè sinceramente. Poi quando mi hanno detto guarda che stiamo lì comunque, cioè manca poco per fare il platino eccetera, cioè, non ti posso dire parole che possano esprimere la mia soddisfazione, capito? Però i risultati parlano per me. Allora, guarda, come ogni cosa all'interno del progetto Il 3 è nata totalmente a caso, perché appunto io ero in questo periodo di lockdown dove non sapevo cosa fare e non ti nego che comunque da tempo già, quindi prima del lockdown, avevo ricevuto delle richieste del tipo guarda, vai su TikTok che fidati è una piattaforma molto funzionale, di qua e di là. Solo che sono sempre stato contro. L'unica cosa è che in quarantena comunque le cose da fare erano molto ridotte. Quindi vabbè, ho cominciato a fare qualche video così, molto a casaccio. Dove non è che facevo chissà che, semplicemente erano video pseudo divertenti di io che mi approcciavo appunto a sto TikTok, che non avevo la minima idea di come funzionasse. Ancora adesso non è che sono esperto, è un po' come mia madre con Facebook, no? Per dire, cioè, il mood era quello. E quindi semplicemente i video erano questi, insomma, la portata dei video era questi. L'unica cosa è che ho cominciato. Ho notato proprio una crescita esponenziale dei numeri, no? Dei TikTok, perché comunque poi quando ti iscrivi a un social, diciamo, l'obiettivo è quello di farti seguire. Io non è che l'ho fatto con l'obiettivo di, oddio, voglio diventare un TikToker, voglio che mi seguano tutti, cioè, anzi, facevo video, era quasi meglio, cioè, il mio manager dice, era quasi meglio che ti seguivano, perché per le stronzate che fai, cioè. Però penso che anche lì abbia funzionato la spontaneità, cioè nel senso rispetto appunto a tutti questi fenomeni del web che comunque fanno video super mega strutturati, studiati, con la luce giusta, la posizione della telecamera, il balletto così, la cosa così. Io per dirti ho fatto un video che commentavo il mio stesso video. E volevo scrivere tipo ho riso, solo che ho scritto solo ho, poi volevo cancellare il commento, quindi ne ero capace, vabbè, alla fine tipo 2 milioni di visualizzazioni sto video, dove io da solo che rido, quindi ho detto ma TikTok qual è il, cioè che senso ha sta roba? Magari faccio un video dove faccio chissà cosa, dimostro la mia qualità più eccelsa e faccio 100 views, faccio sta cazzata 1 milione. Quindi da là proprio mi sono sbizzarrito, ho fatto delle cose pazzesche. Poi, ti ripeto, la pazzia della quarantena mi ha aiutato. E quindi, insomma, questo è un po' il Però si motivo. vedeva la spontaneità, secondo me erano molto Sì, sì, divertenti. sì, sì. Cioè io aspettavo l'appuntamento quotidiano con il TikTok, stavo dicendo storie, invece il TikTok con di cui tua mamma era Ah, sì. protagonista. Sì, tra l'altro, una roba che succede praticamente.
in tutte le famiglie del mondo, no? Che tua madre ti chiama e ti dice che è pronto, in realtà non è mai pronto. Esatto. E quindi io sì, facendo sta cazzata, che non è che ho detto adesso faccio il format di mia madre che mi dice che... Semplicemente un giorno mia madre mi ha detto è pronto. La prima volta, la seconda volta, la terza ha detto non è mai pronto, mo te sei beccato al video, cioè mo te lo sei proprio meritato. E da là devo dire, sta cosa ha attirato particolarmente l'attenzione, no? Poi, cioè, ti ripeto, finché sono messaggi simpatici che comunque fanno ride, va bene tutto, nel senso non... Poi quando diciamo la viralità si sposta su abitudini ed eccessi poco funzionali è un altro conto. Nel mio caso non è così, quindi nel senso io ho proprio abusato per quella roba, capito? Sì, sì. Tra l'altro poi ho fatto comunque... no, sono andate tipo 3-4 challenge di quelle che ho lanciato, sono andate proprio virali, super virali. Infatti, e una cosa che ho apprezzato molto è stato appunto il fatto che, te lo dico proprio onestamente, sono uno che appena vede TikTok, appena ha visto TikTok, l'ho screditato, perché ti dico... ci stanno delle cose veramente stupide e banali, però comunque sia capisco che il target è anche dei bambini piccoli, però vabbè, fino a qui, insomma, vedere che appunto queste challenge, come si dice, diciamo, mettevano in risalto l'abilità comunque dei ragazzi nel rap, nel canto, nel suonare uno strumento, è stato figo, capito? Perché non è che io ti devo far fare la challenge dove... Che ne so, facevi una cosa... Sì, esatto, ste cazzate così, no? È stata una cosa bella proprio per quello. E penso proprio che l'algoritmo di TikTok mi abbia premiato per questo. Perché da quello che ho capito TikTok funziona l'algoritmo. Credo che la cosa che abbia fatto scattare l'interesse sia stato appunto questo. Tra l'altro, da tipo avevo TikTok da 2 settimane, tipo, e ero stato nominato artista del mese, tipo su TikTok, influencer del mese, una cosa del genere. È uscito pure l'articolo, no? Io ho chiamato il mio manager e gli ho detto, ma che, cioè, cosa vuol dire? Capito? Però, cioè, ti ripeto, poi tutto con le giuste dosi, per dirti, adesso mi sono un po' distaccato comunque sì, da TikTok, ma perché ho, te lo dico onestamente, ho dovuto lavorare a cose più importanti. Io in primis faccio la musica, in secondo luogo posso anche fare il coglione, per carità di Dio, tutti lo facciamo. E mi piace, nel senso, far vedere questo mio lato alle persone, perché io sono anche questo, non sarò mai l'artista che prende distacco dalle persone e sa tira, quell'artista che anche solo mentalmente è inarrivabile, ok, posso ottenere pure un grande successo, anche 10 volte quello che ho adesso, però comunque il contatto col pubblico devo mantenerlo anche per una mia sicurezza personale, però insomma, questo è quanto, diciamo. Vabbè. Allora, sicuramente come ogni cosa, diciamo che ripeto, vedo, ok, vedo il peso che c'è sulle mie spalle, ok, per quanto riguarda le influenze ai più giovani. Nel mio caso, anzi, sì, ne sono praticamente sicuro, non c'è nulla che li influenzi negativamente, ok, però mi rendo conto che per certi artisti della mia generazione, quello che critico non sono le canzoni, perché a mio parere tu nelle canzoni puoi scrivere quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, puoi mandare il messaggio che vuoi. Quello che critico, e la differenza che poi c'è, è il social, ok? Quindi se magari tu su una storia Instagram fai vedere che fai determinate cose che sappiamo tutti, quello penso sia un atteggiamento sbagliato, perché quello potresti tenerlo per te, dal mio punto di vista. Mentre nelle canzoni sei liberissimo di esprimere la tua arte come meglio credi. Però, ti ripeto, la differenza tra magari un artista di oggi e un artista che fa cose che non deve fare sui social, no? E un artista di ieri è che appunto 20-30 anni fa non c'erano i social. Quindi nel senso, la vita di un artista tu potevi assaporarla esclusivamente dalle sue canzoni. Mentre adesso vedi il social, vedi quello che fa, vedi quello che... E comunque dici è figo, lo faccio anch'io. Capito? Quindi penso sia quella la differenza. E sicuramente c'è chi manda messaggi sbagliati, per carità, però ognuno è cresciuto in una realtà differente. Io sono cresciuto in una realtà, in una famiglia dove non mi è mai mancato niente, capito? Che voglio dire, non è che ho avuto i problemi di tutti gli adolescenti, alcuni più amplificati, alcuni meno, li ho semplicemente trascritti su carta, ne ho fatto delle canzoni, ne ho fatto il mio punto di forza e molte persone si sono rispecchiate in questo, quindi penso sia questo il motivo principale. Diciamo che, riassumendolo banalmente, in parole semplici, è così.
chiaramente ci deve essere una gran forza di volontà, un gran talento, una gran predisposizione per quella disciplina, però alla base di tutto, diciamo, come è detto e ridetto, se non ci credi te, perché ci dovrebbero credere gli altri, capito? Quindi ti dico che il messaggio che mando io è: fai quello che ti piace, fai quello che vuoi, ovviamente sempre con la testa, perché alla fine i sogni e le cose irraggiungibili è un po' come il gioco d'azzardo, no? Devi giocare ma con responsabilità, quindi il messaggio è questo, chiaro proprio a tondo. Senti, hai detto che stai lavorando al disco. Sì, sto lavorando. Su Instagram l'hai scritto, quindi ero sicura di non fare una gaffa. No, sì, diciamo, quello che scrivo su Instagram vorrei non averlo scritto, perché questa è anche un po' la mia ansia, la mia voglia di far vedere, la mia voglia di dire guardate che mo ci sto, insomma, ho capito che quello che volete, eccetera eccetera, quindi sicuramente sì, sto lavorando al disco. È stato sicuramente il mio primo pensiero fin da subito, da quando ho scritto la canzone. Sapevo che avrei voluto girare il video appunto a Santa Maria delle Mole, ma semplicemente per un fatto di veridicità, no? Nel senso, la canzone è nata per quei motivi, sono quelle situazioni che mi hanno fatto scrivere, sono i miei amici, sono le mie strade, sono le mie abitudini, quindi quello che ci deve essere nel video deve essere il posto e i miei amici, quelli di sempre, quindi è stato bello per me, soddisfacente proprio anche girare il video lì e far capire alle persone il motivo per cui, cioè, nel senso, non è che ho voluto girare il video lì perché mandava, perché c'erano belle location, c'è stava una piazza e 4-5 amici, quindi nel senso non è che chissà cosa, però è come quando fai un regalo, no? Che non è chissà cosa, però con te il pensiero, ecco, diciamo, quello è stato il senso.